Mercoledì 19 agosto, buongiorno da Liberato Ferrara dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa. Qui ci occupiamo delle cose di calcio nazionale ed internazionale. La Gazzetta dello Sport, quotidiano milanese, non può che aprire ovviamente sull'Inter che venerdì prossimo, dopodomani, giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia. L'Inter è stata l'ultima squadra italiana nel 2010 a giocare e a vincere una finale europea, era la Champions League. Vinse a Madrid la finale contro il Bayern Monaco nell'anno del triplete. Adesso c'è questa storica occasione per, diciamo, rilanciare una stagione che è stata positiva per il raggiungimento del secondo posto. Non diciamo a un punto dalla Juve, perché la Juventus nelle ultime quattro partite ne ha perse tre quando aveva la certezza di aver vinto il campionato. Però, insomma, diciamo che l'Inter ha fatto una stagione mai in lotta per lo scudetto, ma tutto sommato positivo. Un campionato. C'è stata la delusione in Coppa Italia, eliminata in semifinale dal Napoli. Però, insomma, il Napoli sulla carta era quantomeno all'altezza dell'Inter, ci può stare. E adesso questa occasione straordinaria per dare un tono, io dico, se non trionfale, molto molto positivo ad una stagione in campo europeo che era iniziata male con l'assurda eliminazione in ai gironi di Champions League, che però adesso può chiudersi in gloria. L'altra notizia a cui dà grande rilievo la Gazzetta dello Sport è il contratto di Dybala, la gioia in attesa. Dybala chiama, rinnoviamo, ma la Juve prende tempo e quindi c'è da aspettare. Vediamo un poco. Conte, Zang, voglia di coppa, Antonio pronto per il colpo, Steven spinge. L'Euro Inter tutti uniti per l'impresa. E poi i dubbi di Messi, Leo affari a Milano, Bartomeu frena, ma Inter in partita. Io mi sono esposto, lo sapete che mi piace esporre e dire quello che penso, soprattutto quando non si tratta di notizie, lo dico subito, ma ragionamenti che vado a fare, spesso ci piglio, qualche volta no. E dico che Messi sicuramente finirà all'Inter perché troverei folle da parte di una società organizzata come il Suning aver fatto l'immagine di Messi che abbraccia, che indica il Duomo di Milano in presentazione della partita dell'Inter, quella col Napoli. In casi del genere è chiaro che la gente pensa, tra le conclusioni, è non una società, un gruppo serio come quello dei cinesi non fa un errore del genere, peraltro sfruttando l'immagine di Messi che vale molto da un punto di vista commerciale e suppongo che senza l'autorizzazione di Messi, senza un accordo con Messi non si sarebbe fatta. E poi perché ci sono questi dubbi per Messi? Il Barcellona lo vorrebbe tenere, salta pure Abidal che era il grande nemico di Leo. Arriva Kaimann in panchina per fare pulizia nello spogliatoio, si parla di pochissimi giocatori che restano, partono anche mostri sacri come tanti giocatori, Suarez, giocatori di primissimo livello, dovrebbe essere ricostruita la squadra intorno a Messi, che peraltro ha una certa età, non so fino a che punto convenga al Barcellona. Andiamo avanti, la storia della Juve, Paolo pressing d'amore, il suo agente svela, è felice di rimanere ma il club perde tempo. Dybala chiama la Juve. Altra notizia del giorno, una cessione importante, Koulibaly sconto al City, il Napoli scende da 90 a 70 milioni per chiudere l'accordo. Questa è una voce rilanciata solo dalla Gazzetta dello Sport. Nei giorni scorsi tutti hanno parlato di un'offerta del City di 63 milioni con il Napoli fermo a 90. Adesso la Gazzetta dello Sport parla di 70 milioni, a questa cifra chiaramente si potrebbe chiudere. Cambiamo giornale, Corriere dello Sport, Conte e l'Inter avanti per forza, Milik Kundera sì, uno scambio tra Napoli e Roma, con Milik nella capitale, Kundera più un conguaglio tra i 15 e i 20 milioni, ci sarebbe l'accordo tra le società, manca il sì dei giocatori, manca il sì soprattutto di Milik che aspetta ancora la Juve. E poi il gossip del giorno tra Ibrahimovic e Diletta, ma è amore, vedremo. A titolo personale non me ne può fregare di meno, però sono notizie che si vendono bene, quindi da giornalista sono costretto a trattarle. Vediamo Milik alla Roma, Kundera al Napoli, l'abbiamo visto, e poi c'è questa preoccupazione a Castel di Sangro per la prevedibile onda azzurra dei tifosi azzurri. Il Napoli dall'inizio della settimana prossima è in Abruzzo in ritiro, vicinissimo a casa.
un'ora e mezza di macchina, tanti tifosi potrebbero muoversi da Napoli a ondate, ma ci sono tanti napoletani in questo periodo in vacanza tra Rivisondoli, Roccaraso, Pesco Costanzo, quindi ci sono tanti napoletani in zona che potrebbero andare a Castel di Sangro. Poi il lungo abbraccio di Conte in vista della finale. Andiamo avanti, storico Paris Saint-Germain, la semifinale ieri di Champions, Lip si torna a casa. Partita senza storia, 3-0 per i parigini. Stasera l'altra semifinale, temo ahimè, anche questa senza storia. Il Lione non teme i Panzer del Bayern e secondo me fa male. Dichiarazioni, restiamo all'outsider, possiamo farcela, e mentre invece in casa Bayer più con i piedi di piombo, in casi del genere funziona così, servirà una prova contro, come contro il Barça. Io credo che in questo momento il Lione sia superiore al Barça, lo è anche il Napoli che ha sbagliato completamente partita. Sicuramente il Bayer non vincerà 8-2, però insomma non c'è partita. E poi un Barça a misura di Messi, ne parlavamo prima, tutti i giocatori che vanno via, viene Koeman, Leo partirà, ma è un lusso da City o Paris Saint-Germain. Io invece continuo a dire che più che un lusso potrebbe essere un'operazione importante, un affare da un punto di vista commerciale per l'Inter, sfruttando i canali cinesi di Suning. E poi l'equilibrio nel tridente, qui si dà per scontato che resti anche Dybala. Il tridente dovrebbe essere composto da Dybala, Cristiano Ronaldo e Cuadrado. Vedremo Pirlo come la pensa. E poi una trattativa che sembrava conclusa, David Silva alla Lazio, che poi è saltata. Il giocatore è tornato in Spagna. Tare a Silva non meriti rispetto. 7 agosto c'era la promessa, accordo ok, lunedì la firma, e poi è finita come è, tutti sapete. E poi qui per Ibra manco 1 milione, chi muove il primo passo? L'accordo col Milan credo che si farà, e poi anche qui la fotografia con Diletta Leotta. In realtà potrebbe anche essere solo una campagna pubblicitaria, però insomma, Diletta Leotta ama un certo tipo di uomini, dopo il pugile, il calciatore più cattivo tra virgolette di tutti i tempi, quindi potrebbe andare bene. Con questo chiudiamo, l'ultima è una pagina presa dal Tutto Sport, l'appuntamento è per domani.